riparte il gioco con il calcio di punizione al centrocampo per il Nardò. Batte Fiorentino, Anglani, Api per Montrone, attenzione Montrone, rischia di perdere il pallone sul forcing avversario, poi Picco che mette. Ancora un errore in fase di passaggio di Picco con i piedi, non azzecca uno. Radicchio, fallo su Radicchio, punizione per l'Altamura. Sta per entrare in campo Rana. Stavolta a cercare Rana che gioca da centrale, Corvino fermato, quindi esce l'Altamura, palla al piede per Castoro che apre sulla sinistra per Pragni, non è entrato Pragni, ancora Stefanini ma chiude Anglani, vede lo spazio per Caporale, Nardò può andare avanti, Caporale non ci pensa due volte, prova a dare a Rana, Rana l'arbitro, anzi l'assistente, vede un fuorigioco veramente inspiegabile ed è punizione per l'Altamura che provvede a sostituire un altro uomo, esce, vediamo un attimo chi entra, il 14 ed è l'ex Neretino Frascolla che prende il posto di Castoro. Altamura sostituisce il numero 8 Castoro con il numero 14 Frascolla. Batte Benedetto lungo a cercare Stefanini, ma c'è Caporale, poi Armento per Cannito, lancio di Cannito a cercare Radicchio, lo controlla Montrone, poi raddoppia la marcatura con successo Mancarella, rinvia Armento, rimette il pallone in area, poi niente, nessun problema per Picco che dà a De Giorgi, quindi Palmisano, fallo laterale battuto, ancora Palmisano, ancora una volta chiuso
alza il pallone De Giorgi, Papi per Rana, entra Cannito in anticipo, supera l'avversario, poi c'è l'anticipo di Anglani, quindi Fiorentino che sventaglia sulla sinistra per Caporale, Caporale avanza, Caporale entra in area, basso il pallone, filtra Aloisio, salva, ma ottima percussione sulla sinistra, c'è un fallo su Mancarella, punizione per il Napoli.